Ciao a tutti e bentornati. In uno dei video che hanno avuto più successo su questo canale, anzi in due in realtà, in uno che era una vecchia presentazione del periodo del lockdown e anche comunque in uno successivo quando questo canale è diventato un po' più strutturato, ho parlato di Evelyn, uno dei più bei racconti di Gente di Dublino di James Joyce. C'è un altro momento di questa raccolta di racconti che è molto interessante. Si tratta proprio delle ultime righe della raccolta, quindi la fine di quello che è il racconto più lungo e più strutturato, più complesso di tutta la raccolta. Il racconto si chiama The Dead, tradotto come i morti, e la scena interessante è proprio alla fine. Il protagonista, Gabriel Conroy, è in una stanza d'albergo dopo una cena, si trova in questa stanza con la moglie, dopo una cena con dei parenti, e ha appena scoperto che la moglie in gioventù è stata innamorata di un ragazzo che poco prima che lei partisse dalla campagna irlandese per trasferirsi a Dublino l'aveva aspettata tutta la notte, si era ammalato perché era inverno ed era morto. Questa rivelazione cambia sostanzialmente il mondo di Gabriel Conroy, nel senso che si rende conto che lui non ha mai amato sua moglie come Michael Fury, che era questo ragazzo, e che non sarebbe in grado di fare gesti di questo genere. Gabriel Conroy si rende conto che, come tutti i personaggi di Gente di Dublino, è vittima di quella che Joyce riteneva la principale malattia che affliggeva l'Irlanda all'inizio del secolo, cioè la paralisi. Per Joyce gli irlandesi sono vittima di paralisi perché non riescono in nessun modo a cambiare la propria situazione. L'abbiamo visto nel video che ho dedicato a Evelyn, nel senso Evelyn letteralmente rimane paralizzata, in questo caso fisicamente paralizzata, perché non riesce ad abbandonare questo posto anche se ne ha la possibilità. In questo caso la realizzazione di Gabriel è più profonda, è più filosofica, nel senso che si rende conto che lui, come tutti gli altri abitanti di Dublino, sono letteralmente come morti. I morti non si muovono, non cambiano, non riescono a modificare la propria situazione. Ed è proprio questo che si rende conto che sia lui che tutti gli altri sono. Esattamente come Michael Fury. La scena è, come le altre cose di Joyce, scritta meravigliosamente e di fatto racconta il fatto che Gabriel è seduto alla finestra, non si muove, di fatto di azione non c'è nulla, anche in questo caso è alla finestra di questo albergo mentre sua moglie dorme nel letto e si accorge che sta cominciando a nevicare, e questa neve diventa una specie di simbolo universale, nel senso che la neve che copre tutto e rende tutto bianco, uniforme e silenzioso è un simbolo di questa paralisi e ricopre sostanzialmente lo stesso ruolo della neve nella prima scena della terra desolata di Eliot. Vi lascio qui sotto il link per ritrovare anche questo video. La neve diventa appunto un simbolo della paralisi e della morte. E quindi Gabriel, in questo caso, la vede e si rende conto che, appunto, come le piante sotto la neve, come i semi che vengono tenuti al caldo dalla neve, usati come simbolo da Eliot, anche i dublinesi, in questo caso, sono letteralmente morti e sepolti sotto questa neve che fa dimenticare. E questa realizzazione, questa epifania, per usare il termine tecnico che va usato in questo caso, appunto fa scoprire a Gabriel questa nuova profondità di conoscenza della natura umana. La scena è scritta benissimo perché la neve che Gabriel vede dalla finestra del suo albergo, che doveva essere da qualche parte qui lungo il Liffey, qualcuno più esperto di me, e se qualcuno lo sa lo scriva anche qui sotto nei commenti, mi può indicare esattamente il luogo in cui si trova questo albergo lungo il fiume che divide Dublino. Dicevo, questa neve che cade, che comincia a cadere a Dublino, diventa una neve che copre l'intero universo, copre l'intera Irlanda e che sostanzialmente appunto serve da morbida, bianca, anche calda, silenziosa coperta per un paese
che sostanzialmente non ha possibilità di redenzione, non ha possibilità di cambiamento. In realtà Gente di Dublino esce nel 1914 e due anni dopo nell'edificio che io sto vedendo qui dall'altro lato della telecamera, cioè alla Custom House, scoppiano le prime rivolte che porteranno alla guerra civile che porterà l'Irlanda all'indipendenza nel 1922, la Repubblica d'Irlanda, la nascita della Repubblica d'Irlanda. Però in quel momento, anche se, come dire, i semi della rivolta covavano sotto la cenere, Joyce si rende conto che l'oppressione inglese, l'oppressione legata alla Chiesa cattolica e alla Chiesa protestante, il conformismo vittoriano e post-vittoriano costringevano Dublino a una paralisi, a un'impossibilità di cambiare qualsiasi cosa. E questa neve è proprio questo simbolo, è appunto è una coperta che ricopre letteralmente non solo i luoghi, ma anche l'animo e il cervello delle persone. Italiano. Hello. Salve. In questo caso, appunto, le ultime pagine raccontano di questa neve che, a partire da Dublino, diventano un fenomeno letteralmente universale per, appunto, descrivere questo sentimento di paralisi. Quello che avviene nella mente di Gabriel è, appunto, un'epifania, cioè la improvvisa realizzazione legata a un evento banale, mi pare di averlo detto anche nel video dedicato a Evelyn, in questo caso la nevicata, nel caso di Evelyn è il suono della sirena della nave che dovrebbe portarla in Argentina, è una realizzazione di qualche cosa che invece ha una natura molto più profonda, appunto la scoperta del fatto che non c'è possibilità di redenzione per l'Irlanda, o almeno non c'è possibilità di evoluzione per l'Irlanda, secondo Joyce. Io vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo video, vi ricordo che qui sotto trovate il link per acquistare il mio libro su U2 e per ascoltare, se volete, su Spotify il mio podcast in cui racconto un po' di storie di canzoni che amo. Vi chiedo, se possibile, se volete, di mettere un mi piace a questo video, di commentare, di suggerirmi nuovi possibili argomenti o nuove idee. Vi chiedo anche, se volete, di iscrivervi al canale. Vi ricordo che sono Daniele Funaro, che Dublino affonda e io vivo vicino al fiume. Ci vediamo alla prossima.